Sant'Antonio, sono tre episodi, che ci mettono sti finali aperti. E la cosa che mi fa prendere ancora più a male è che questa è la penultima volta che mi posso mettere ste corna, perché domenica prossima finisce Marco e Star, finisce, no! Sentite, cianciamo chi, saluti, cianciamo che menate, che qua tocca parlare, che succedono cose. Hai riassuntazzo curatissimo per chi non ci ha capito una mazza dell'inglese. L'ultima volta abbiamo lasciato Eclipse che se la stava vedendo male a combattere con Mina. Sembra tutto finito, ma indovinate che arriva in suo soccorso? La squadra degli andiamo a morire ammazzati male! E riescono a perdere su un robot dei 12 metri in un villaggio fatto de casupole. Ma vabbè, Eclipse non è molto convinta di sta cosa, ma la nostra grande squadra, indovinate che fa? Va a morire ammazzata male. Intanto vediamo le condizioni di Glabgorn che stanno peggiorando. E Eclipse, Ian è un tizio che credo che sia il capitano dei guardie, boh. Cercano di elaborare un piano per fermare Mina. Ma intanto gran parte del lavoro lo sta facendo Star, perché nel momento in cui vede che la sua squadra è messa ormai alle strette, col potere dell'amicizia, col potere dell'amore, e perché Pony Head gli fa un discorso veramente strappalacrime, dicendole che lei è la ragazza più forte che conosce, che è la ragazza più pura che conosce, che è la ragazza la migliore, lei è la regina, è la principessa che viene da un'altra dimensione, boom! Oddio, Star diventa un Super Saiyan! Fa molto Avatar in realtà sta scena. Anzi, ci metto proprio la colonna sonora, va? Vabbè, mega battaglia tra titani, e finalmente arrivano Eclipse e Yanna all'attacco col super mega piano a prova di bomba! Ed è a prova di bomba perché il piano consiste proprio nel far esplodere tutto! Che secondo me è giusto, perché se ce la mettevamo un'esplosione ne eravamo contenti, eh? Vabbè, oh, si sarà fermato dopo un'esplosione del... Oh, oddio! Madonna che lisciata! Mo però è Star che non ce la fa più e stavolta interviene di nuovo Eclipse. Questa storia deve finire! Lancia l'incantesimo farfalla, sempre quello che avevamo visto un po' di episodi fa e che già avevo detto l'altra volta, vabbè quello. Che vogliamo dire che è un po' tanto distruttivo? Però oh, ha funzionato, quindi l'importante è quello, dai. E da lontano arriva una figura che noi tutti conosciamo e noi tutti volevamo, Marco! Abbraccino tra i due che non sanno più cosa è l'uno e cosa è l'altro, amici fidanzati, aspetta. E Star lo vorrebbe piccolino per tenerlo in tasca. Sì, regà, però non vi rilassate troppo, perché il robottone non era Mina. Cosa, Bene. Oh, so cavoli. Mina è arrivata al villaggio e comincia subito a far danni. Ma Star e Eclipse sono troppo esauste per continuare a combatterle, quindi sono costrette alla ritirata. Arrivano i nostri salvatori! Aspetta! Moon e River! Che c'è da dire? Guardate, River non era tanto calato con sta serie come personaggio, mo invece piano piano sta risalendo. Che addirittura va da Glabgorn e decide di aiutarlo. Ma perché? Perché anche lui è un padre. Oh, damolo un minimo di valore a sto personaggio, finalmente! Dopo praticamente una stagione e mezza a fa cavolate, finalmente River serve a qualcosa e ha un minimo di valore. Oh, questo ci piace. Quello che è rimasto del concilio di guerra cerca di elaborare un piano per fermare Mina, ma stanno letteralmente nello schifo più totale. Ma al momento l'unica cosa veramente sensata a cui riescono a pensare è far scappare tutti quanti. Che ce lo sta, facciamo evacuare e poi facciamo tutto il resto. E in tutto questo Eclipse si esibisce di una delle scene moderne più belle del mondo. Regà, sta scena è bellissima, solo sta scena merita tutto l'episodio. In realtà qua sto allungando il brodo a parlare solo perché ve la voglio mettere per intero. Sta scena è spettacolare. Cioè, la fila nella macchinetta! Io voglio essere questo tipo di madre! È bellissimo, è un genio, è spettacolare! Vabbè, ritorniamo alla guerra. Intanto che tutti si accingono a fare evacuare il villaggio, Marco e Star dicono, almeno Star dice, di dover far scappare i maiali capra. Perché i maiali capra? Muoviti! E intanto Moon si comporta in maniera strana. Non lo so, Eclipse cerca di avvicinarsi a lei, ma lei sembra più distante del solito. Torniamo da Marco e Star. Star è in piena crisi esistenziale, perché si sta rendendo conto che forse ha fatto un pessimo lavoro con tutto. Le sue scelte, il suo modo di agire, il suo modo di pensare, il suo modo di fare, forse è stata proprio pessima lei, sia come principessa che come persona. Star, non ti preoccupare, vedi? Però al tempo stesso è anche contenta di stare da sola con Marco, perché almeno così possono parlare. Marco sì, è contento perché si rende conto che finalmente quello è un momento ideale, cioè potrebbe essere effettivamente l'ultimo momento, perché poi in teoria dovrebbe iniziare la guerra. Però diciamo che si sta panicando un pochettino, e Star, proprio per farlo stare più tranquillo, per metterlo a suo agio, gli dice: Marco, dimmi che mi ami. In realtà si sente ancora un pochino a disagio, perché dice: forse siamo ancora influenzati dal non lo so, dall'incantesimo della luna rossa. Che palla sta luna rossa! Che quello che avrebbe detto ti amo così alla prima botta alla Ted Mosby era il vecchio Marco, ma lui non è più un ragazzino, neanche la Star è più una ragazzina. Senso metaforico, ovviamente. Nel senso che una cosa del genere l'avrebbero fatto i Marco e Star della prima stagione, e loro non sono più quel tipo di ragazzi. Loro sono cresciuti, hanno capito tanto di loro stessi e anche degli altri. Ok, dammi un bacio.
fucking right now, pussy, 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 pussy. Marco, voglio che mi dici che mi ami. Perché io ti amo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Sì. Momento romantico durato un attimo perché ritornavo al castello. Dove ste due stanno così? De botto, che è successo? Bone. Munna, per caso devi dire qualcosa a tua figlia? Munna, per caso non starai lavorando per Mina? No, è Mina che sta lavorando per me. Cosa? Che vuol dire? In che senso? Madonna il panico, passiamo all'episodio 20. Che parte subito con un mega flashbackone del passato, dove vediamo finalmente Solaria e anche Baby Eclipsia. Madonna raga, è davvero, secondo me sta tizia potrebbe essere il simbolo delle donne indipendenti. Sorvolando per minuto che ha fatto una strage per decenni e che ha praticamente plagiato una povera ragazza che l'ammirava essere una guerriera pazza assassina. Ma ci avrà avuto indubbiamente anche dei difetti. Moon cerca di spiegare che quello che ha fatto l'ha fatto unicamente perché non c'era altra scelta. Ma Star, diciamo che naviglia bene sta cosa. Le due cominciano a litigare e per un attimo, ve lo giuro, ci ho avuto il panico per il secondo sta scena. O meglio, questa è una delle tante scene dove ho avuto il panico. Ma alla fine Moon propone la sua soluzione: far abdicare Eclipse al trono, restituirle la bacchetta e almeno così lei e la sua famiglia sarebbero liberi di andare in qualsiasi dimensione tranne in quella di Muni. Praticamente Moon sostiene che tornando lei regina bandirebbe Eclipse e la sua famiglia, ma almeno così potrebbero restare insieme. Eclipse all'inizio non è molto convinta di questa cosa, in realtà nemmeno Star. E dopo averla ringraziata per tutto quello che ha fatto per lei, raga, ve lo giuro, sta scena non m'aspettavo, non m'aspettavo proprio. Moon, ma proprio tu! Però vabbè, dai, te vogliamo bene lo stesso. E scena dopo c'è da dirlo, guardate raga, a me Romulus mi è proprio calato come personaggio. Ma è calato proprio brutalmente, non lo so perché, ve lo giuro. Cioè, tra l'altro episodio e questo, fatto proprio una caduta esponenziale. Per fortuna che c'è Ekapu, che è l'unica che ancora c'ha un po' di buon senso. Torniamo al castello, dove Glitz è costretta momentaneamente a dire addio a Glabgorn. Perché lei e Meteora se ne devono andare subito, ma Glabgorn non è nelle condizioni di andarsene, quindi addio. Moon continua a sostenere che questa era l'unica soluzione, perché di fatto quella che vogliono è Eclipsia, e una volta eliminata lei, Mina non attaccherà mai i civili. Aspetta, Star è sempre meno convinta di questa cosa e comincia a avercela veramente a morte con la madre. Ma una regina deve fare ciò che è meglio per il suo popolo, alle volte andando anche contro ciò che si ama. Moon, hai appena detto una frase che voglio proprio vedere come te la reinterpreti all'episodio dopo, Voglio di niente. E arriva Mina che schiaccia... Oh, il pollo! Cioè, questa razzista e pura violenza sull'animale, c'è tutto che... Vabbè dai, cianciamo le bande e consegnatemi Eclipse! No, sta buona, sta buona, sta buona. Eclipse verrà solamente esiliata, non sarà più un problema per Muni. No, deve essere annientata. No, verranno esiliati lei e la sua famiglia. Che poi stavo a pensare, scusate, va bene lei e la sua famiglia, ma il resto di mostri, ma erano compresi nel prezzo oppure no? Vabbè. No, Moon, non hai capito. Tu ci hai dato veramente il potere per cambiare le cose. Per la prima volta dopo un miliardo d'anni abbiamo veramente il potere per cambiare il mondo e farlo diventare migliore. Noi non seguiremo te, noi seguiremo la regina Solaria. Moon ci rimane da schifo, oltretutto usa incantesimo, ma non succede niente. Moon, Dio santo, cioè io non ci posso credere. Hai letteralmente creato dei mostri e mo, porca vacca, mi si sono rigirati contro. Ma noi te vogliamo sempre bene, protopassino. È la miseria. O iniziano i guai seri. Catturate tutti i mostri, tranne Glabgorn. Lui è mio. Mannaccia questo guaio. Ma che t'aspettavi? Cioè, hai dato retta a una pazza malata come Mina. Poi guaio, è un guaio serio, serio, serio. Chiunque collabora con i mostri è un nemico del regno. Mina sta buona. Mina usa attacco lama, ma i nostri eroi usano fossa e riescono a scappare. Boh, però resta ancora il problema Glabgorn, che sta un po' malino, sai com'è. E River, oh, damo importanza anche a River. Decide di portarlo alla fonte magica per guarirlo. Ok, d'accordo, fine di Glabgorn per ora. Perché intanto torniamo dai nostri eroi, che sono stati salvati da Ekapu, che li porta alla taverna alla fine del multiverso. Moon penso che in quel momento si rende conto della manica de cavolate che ha fatto da metà serie a sta parte. Anche perché Star praticamente ripudia la madre. E giustamente, anche perché Eclipsia vuole tornare indietro, perché dice lascia il mio popolo, lascia il mio marito. E Moon no, è troppo pericoloso. Sì, e chissà grazie a chi è troppo pericoloso. Cioè ora siamo in questo casino, siamo nello schifo per una situazione che hai creato te. Quindi guarda, che vuoi andare a morire ammazzata in mezzo alla guerra o vuoi restare nascosta qua, fai come te pare, a me non mi interessa più niente. Paragicca però, te lo sei meritato, eh. Però paragicca però, amo.
Moon, ma noi ti vogliamo bene. Hai fatto un errore grosso quanto il multiverso, però ti vogliamo bene. E in tutto questo, per la prima volta, Moon e Eclipsia penso che riescono veramente a parlare seriamente dall'inizio della stagione. Eclipsia addirittura la ringrazia. Ma perché? Perché è stata lei a convincere Romulus a liberare il marito. Cosa? Ed è stata sempre lei a dare il potere ai Miumiani, il potere assoluto, per diventare invincibile, così facendo combattere Mina. Cosa? No, raga, secondo me questa è la parte peggiore dell'episodio. No, cioè, anzi, una delle parti peggiori dell'episodio. Perché scopri tutti gli altarini che ci sono sempre stati dietro in tutto il resto della stagione. Anche perché è una cosa che dici, vabbè, dai, su, Moon ha avuto quella conversazione con Mina, sa di che cosa è capace. E quindi lì per lì aveva pensato, questa potrebbe essere l'unica soluzione, che poi non si è rivelata tale, però vabbè. E invece no, perché scopri che era tutto un complottone fin dall'inizio. Che era tutto un complotto perché Moon voleva ritornare al trono quando all'inizio della serie aveva detto no, non mi interessa. Ma ammazzato sta cosa, ve lo giuro, ma ammazzato Moon. E la cosa bella è che non c'è mai fine al peggio, perché torniamo su Muni, dove Mina ha radunato tutti i mostri e li vuole buttare giù da una scogliera. Madonna santa questa. E vediamo oltretutto dai mostri in infermeria che l'incantesimo di Solari è anche peggio di quanto sembra, perché non solo impedisce ai mostri di utilizzare i loro poteri, ma se si espande particolarmente tanto. Madonna santa, che è sta episodio? Ma che è sta episodio? La situazione è abbastanza impanicata, soprattutto perché ti ricordi che in sta situazione c'è pure Clubgorn. River, corri, ti prego, guariscilo. Nel mentre Star sta ancora un po' così e si rende conto che il problema di tutto quanto è sempre stata la magia. Quindi entra dentro Glossaric e gli dice che vuole annientare la magia, vuole distruggerla. Ma Glossaric la riporta nella sala dei quadri, dove Madonna santa incontriamo le regine, che in realtà, vedendo la promo del prossimo episodio, mi sa che le rivedremo, eh. E vediamo anche il suo razzo finito. E sembra che effettivamente il suo piano abbia dato dei buoni frutti. Lei sarebbe stata colei che avrebbe distrutto la magia. E infatti non c'era Mina, non c'erano i pericoli, i mostri e i Miumiani sembravano vivere in armonia, c'era Eclipse, c'erano i genitori. Vabbè, tutto a posto, allora si può fare. No, aspetta un attimo, dov'è Marco? Niente magia vorrebbe dire niente Marco. In realtà niente magia sarebbe voluto dire niente Glossaric, perché effettivamente è stato Glossaric a creare la primissima regina e da lì che è partito tutto. Se non ci fosse stata la magia, le regine non sarebbero mai esistite. Lei non sarebbe mai andata sulla terra, non avrebbe mai incontrato Marco e Toffi non sarebbe mai stato sconfitto. Surprise! Questa me l'aspettavo per davvero. E poi, raga, stavo pensando, paradossalmente, se non fosse esistita la magia, in teoria non sarebbe dovuta esistere nemmeno Star. Perché Moon e River si sono conosciuti perché Moon era la regina e River era, non so che cacchiarola era, vabbè, stava a corte. Quindi in teoria niente magia, niente di niente. Star è disperata perché non può non esserci Marco nel suo futuro. Si erano appena messi insieme, non può non esserci. Deve stare su quella razzo, lui deve stare vicino a lei. Ormai la razzo è stato completato, lei è Starbuck. La regina che distrusse la magia. Tu dici no, non può essere. Cioè vuoi dire la scelta è tra un mondo senza magia e un mondo senza Marco? Ora raga, dal punto di vista diciamo logico, io ti direi vabbè, è meglio una guerra con 3 miliardi di morti o un mondo dove non avere l'amore della tua vita? Sarà triste, egoistico, chiamatelo come vi pare, ma secondo me almeno è più... Nemmeno sarebbe una cosa giusta, perché metteremo a paragone il bene di tutti contro il nostro mero egoismo. Ma vero anche che senza la magia si distruggerebbe tutto. E tanto perché in questi ultimi episodi non t'hanno per niente messo l'ansia de vive. L'episodio si conclude con Star che guarda Marco e gli dice: devo distruggere la magia. Cosa? No raga, sono nel panico, sono veramente esageratamente nel panico. Poi la promo dell'episodio dopo, che peraltro è l'ultimo, che in teoria dovrebbe durare 40 minuti, credo, non lo so, non so se è 40 o 20, ti mette ancora più l'angoscia e non riesci a capire che succede. No, ve lo giuro, non ho teorie, non so che fare, non so che pensare, sono nel panico, sono esageratamente nel panico. A parte che rivediamo Marco con la bacchetta. Oddio, ma non è che diventa lui la nuova regina di Muni? No, non credo, dai. Star che piange, Moon che le mette la mano sulla spalla, Mina che probabilmente va nella dimensione magica, i topi de Ludo, quindi forse probabilmente rivediamo pure Ludo, altre scene che ti mettono il panico, che poi in realtà, raga, stavo pensando a cosa, la fonte magica è corrotta. Ma da che cosa è corrotta? Perché non penso che sia stata Moon a corromperla. Cioè, deve essere un altro motivo per cui la fonte è corrotta, ma perché? Vabbè, disperazione, Dio santo, Tom è tornato. Rivediamo probabilmente le regine, Marco che dice goodbye Star, goodbye Star. E altra scena di disperazione. Non so che pensavo, giuro, non so veramente che pensavo. Allora, non credo, veramente non credo che
che distruggano la magia, non lo so, non credo, ma perché sennò si annienterebbe proprio la base di questa serie. Non credo nemmeno, è impossibile che Marco e Star li separano, senti, è impossibile, è proprio fisicamente impossibile che succeda. Non credo nemmeno che Star muoia, perché boh, vabbè che il tizio di prima è esploso, però non penso, cioè fa morire la protagonista, dai. Guarda, forse, dico forse, secondo me potrebbe succedere una cosa simile a Battle for Munich. Cioè nel senso, sembrava tutto perso, tutto finito, ma c'è ancora una piccola speranza che di sicuro sarà Star a risolverla. Oddio, però sapete che potrebbe succedere in effetti? Visto che abbiamo visto che probabilmente rincontreremo tutte le regine, e se Star tipo si ritrovasse in una specie di limbo dove incontra le regine, parla con loro e loro la aiuteranno a risolvere la situazione? Già una cosa del genere potrebbe essere, potrebbe essere. No vabbè raga, però c'ho l'angoscia, un po' sto sta fino a domenica Costanzia. Vabbè dai, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, anche perché io sto a un'ora e un quarto di ripresa, oddio, ci metterò l'anni a editarlo sto video. Va bene ragazzi, ci vediamo domenica prossima con l'ultimo episodio di Marco e Star. A proposito, volevo dire una cosa, visto che sta serie finisce, io ero indecisa perché stavo pensando di portare ora Rapunzel, perché tutti mi hanno detto che è una serie bellissima, visto che vorrei una serie della Disney da affiancare alle altre. Voi che ne pensate? Non penso di fare le reaction, perché ve lo giuro raga, fare le reaction mi tiene, mi porta via un botto e mezzo di tempo, non lo so, poi vediamo. Anzi, ditemi se volete che porto Rapunzel e se volete anche la reaction degli episodi. Noi intanto ci vediamo in settimana per non so che video, non so se porterò quello che non strozza in grasso, uscire, vabbè, porterò qualcosa. E nel mentre mi raccomando, continuate a fantomizzare il mondo. Ma ciao! Ansia!